Come state? Benvenuti in questo nuovo video. Prima di andare avanti con il video, volevo salutare la personcina che ha commentato di più nello scorso video ed è Giulia. Ti mando un bacione enormissimo. Se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, basta che commentiate il più che potete sotto questo. Allora, come avete visto dal titolo del video, oggi vi farò vedere delle cosine di Shane e sono delle cose che ho preso ancora per casa perché me ne sono innamorata, come negli ultimi due video mi sembra, sempre di Shane. Mi sono fissata con le cose di casa perché costano veramente pochissimo, sono veramente belle e durano. E ho preso veramente un sacco di cosine e alcune, tipo il piumone, alcune cosine così, le ho già usate perché sono troppo belle, non potevo aspettare così tanto. Vieni, animati. E quindi vi farò vedere tutto questo. Ovviamente abbiamo un codice sconto che ve lo scrivo qui, ma ve lo scrivo anche giù nell'info box. E tutto quello che vi farò vedere, ci saranno appunto gli SKU e i link qua sotto in descrizione. Quindi se qualcosa vi piace, andate a vedere qui sotto che vi ho lasciato tutto quanto. E iniziamo perché è una scatola veramente grossa. È enorme, enormissima. Sebastiano me l'ha aperto per vedere che cos'era. Lo sapete che Sebastiano è veramente un sacco curiosone e non è riuscito ad aspettare. Quindi io se fosse per me l'aprirei con voi, insieme a voi. E fermo, aspetta. E guarderemo tutto insieme, però Sebastiano è troppo, cioè è troppo curioso, non riesce ad aspettare. Allora, iniziamo con questo qui, che è un tappeto per i bambini. Aspettate, no. Perché ho messo le codici? Non so se vi ricordate, mi sembra che era nell'ultimo Charlie Hall, era anche lì nelle cose di casa che mi ho fatto vedere di scena, che ho preso un tappeto per i bambini, del quale me ne sono innamorata completamente, e ho detto no, dobbiamo prenderne un altro, perché ovviamente quando i bambini si sporcano, vanno di cibo e giochi e colori, e quindi ne ho preso un altro. Quell'altro era tipo più con i colori scuri, questo qua l'ho preso tipo con l'azzurro e colori un pochino più chiari e volevo insegnare a Mati a fare questo gioco del salto, non so se vi ricordate che si saltava tipo con una gamba, poi due gambe, una gamba, due gambe e due piedi forse. Comunque bellissimo questo qua, me ne sono innamorata, tanto il tessuto morbidissimo e tra l'altro aiuta anche Dylan perché Dylan adesso si inizia a sedersi e vuole alzarsi in piedi e attenua le cadute, veramente, quindi sono stupendi. Dalla parte sotto sono anche tipo antiscivolo, quindi non si spostano e sono perfetti per i bambini. Ok, dato che mi sono piaciuti veramente un sacco, ne ho preso un altro, forse è esagerato, però mi piacciono un sacco. Dylan sta dormendo, c'è una paura che si svegli facendo tutto questo rumore. Comunque Mati ha visto questo qua e fa questo qua invece gliel'ho preso con gli animali e le tipo fisse, perché Mati ultimamente è fissato con le macchinine e guarda tutto il tempo Cars e tutte queste cose, allora facciamo tipo con le macchinine, seguiamo le strade, il semaforo e tutte queste cosine così, è una città, è molto carino, ci sono anche gli animali, quindi puoi imparare anche le cosine degli animali, queste cose così, anche questo qui è antiscivolo, quindi è perfetto, così almeno sta in un posto e non si sposta con i bambini che lo spingono sempre. Questi sono bellissimi, questi li consiglio veramente un sacco. Poi ho preso questo qua che secondo me è wow per stendere i panni, più che altro per le calze. L'ho cercato veramente un botto perché mia mamma ce l'aveva a casa e non l'ho trovato, cioè i cinesi che hanno tutto lo cercavo ogni volta e non lo trovavo e finalmente su Shane l'ho trovato, e questo qui per stendere le calze. Quindi tu tipo lo agganci da qualche parte nello stendino o dove c'hai un filo, non so, aspettate. E puoi appunto mettere tutte le calze qui. È veramente comodissimo questo qua, mi ci sono trovata benissimo. Quando abitavo con mia mamma stendevo sempre le calze qua e è stupendo. Perché sai che almeno le calze sono tutte qui, fai via via via. E questo qua si piega a metà, quindi se magari non lo voglio utilizzare lo metto via. E basta, intanto che mi compro un asciugatrice secondo me sarà perfetto. Guarda.
Anche io, guarda. Qui mi devo veramente tirare un pugno proprio io da sola. Vi giuro, non so perché sono così stupida. Allora, in pratica avevo visto questo post che ve lo lascio scritto qua. Cioè, un prodotto di Shein. Ho detto, lo devo assolutamente prendere, cavolo. Io a casa mia, quando abbiamo comprato i mobili, non so per quale motivo non abbiamo preso 6 sedie, ne abbiamo prese 4. Ho detto, vabbè, 4, siamo noi 4, prendiamo 4. Il problema è quando vengono gli altri a casa nostra, che non ci siamo, e alcuni devono mangiare in piedi oppure in braccio l'uno all'altro. E ho detto, boh, ho visto sta sedia, ho detto, dai, cavolo, ci sta un botto, così almeno è pieghevole. Quando viene qualcuno la apro e la metto lì, e poi dopo la metto dietro, che c'ho nel balcone, c'ho un altro mini garage. Beh, ottimo, la prendo. Però non mi sono, cioè, non ho girato, non sono andata a vedere le misure delle sedie. Questa è la bustina, che è stupenda. Quindi già da qui immaginerete che, okay. Ma sono stupida io, perché non sono stata a vedere le misure. Cioè, non so chi potrebbe sedersi qua. Ieri l'ho usato con Mattias e la Selena. No. Cioè, è più piccola della sala, è più piccola del mio busto. Cioè, grande. Quanto cavolo sono stupida. Cioè, io mi immaginavo una sedia veramente grande. Ma il bello è che tu scorrevi solamente di una pagina, non so come si dice. C'era scritto che era una sedia di 20 centimetri. Cioè. E quindi niente, la utilizzerà Mati. Oppure quando andremo al mare me la porto. Oh, quando andremo al mare me la porto, così si vede. Tieni, amore. Grazie. Te la regalo a Mati. Forza. Posto. Ho preso questi qui, ragazzi, per l'inverno sono stratosferici. Questi qui sono quelli lì che si mettono nel bagno, dai, dove fai la pupù, la pipì, dai. E sono perfetti perché io non so se sono l'unica, ma io odio sedermi nel bagno congelato quando è inverno, e questi qui sono la vita. Ah, poi se non lo sapeste, e su Shein c'è anche la zona di cose per bambini, e dato che avevo gli asciugamani piccolini per i bambini, ho detto no, devo comprare un asciugamano per Mati, perché per Dylan ne ho, però grandi così non li avevo, e quindi ho preso questo qua, che con il cosino così da leoncino, e sembra veramente molto carino. E la cosa bella è che anche il bottoncino qui, quindi te lo asciughi, metti così, e c'hai i cosini, così almeno non li cade. Aspettate, ecco. E quindi sta così. Cioè, è stracarino, questi qui anche per portarli al mare sono stupendi. È bellissimo. Questi qui dovete assolutamente acquistarli, questi sono perfetti proprio. Questi sono stupendi. Oh, questo non ricordo che cos'è. Una pallina di pelo. Vediamo. Ah, ok. Ho preso un tappetino a forma di cuore da mettere qui nello studio, perché appunto, come vi dico sempre, quando prendo le cose su Shein dicono devo abbellire ancora di più il mio studio, e quindi questo qui l'ho preso da mettere qui. O boh, magari posso metterlo anche in camera, perché mi sembra che avevo preso un altro tappeto. E questo qua, carinissimo, ha un sacco di pelo ed è morbidissimo. Ma poi, guardate, a forma di cuore, è stupendo. Allora, poi ho preso questo qua, perché io sono già un anno che abito in questa casa e non ho un tappeto da mettere fuori casa. E quindi ho detto no, la prendo. Bellissimo, mi piace un botto, guarda quanto è nero. E c'è scritto home, con il cuoricino in mezzo, bellissimo questo qui. Lo strano, che poi Sebastian è fissato con le scarpe, che non bisogna smettere le scale, così, quindi almeno ci possiamo anche sbattere un po' i piedi nel tappeto e non litighiamo tanto per le scale sporche. Questo qui è bellissimo, molto bello. Allora, questo. Ah, questi qui sono i colori che ho preso amati. L'unica cosa è che, wow, poi ho scoperto che sono quelli che non vanno via, quindi, cioè, proprio se glieli do bisogna che sto con lui, e perché sennò mi colora tutta casa. Mamma, guarda. Mati, guarda quanti colori.
Sì, io credo. Hai visto quanti colori? Guarda. Wow, Matti! È rimasto sbalordito. Adesso questo devo vedere se fargli usare a lui, se no glieli regalo a mia sorella che è ancora a scuola. Poi ho preso questa! Questa volta mi ricordo quasi tutto. Mi sembra che però avevo preso un tappeto a forma di orso e non mi è arrivato. Adesso vediamo. Allora, questa qui è una sveglia, non buttiamo le istruzioni. Questa qui ve la faccio vedere qui perché così almeno capite. Questa qui è, si gira, questa parte qui. Cioè tu metti la sveglia, l'ora, così, e se tu vuoi che si trasmetta contro il muro, basta che è qui e lo puoi anche girare. Magari non vuoi che sia nel soffitto, vuoi che sia dietro, lo giri. E così te lo fa verso di là. E qua ci sono tutti i bottoni per le sveglie, tutto quanto. Dimmi, amore mio. E da quel che ho capito, non va a pile, ma con il caricatore. E il caricatore già viene lì. Ovviamente il filo viene lì, però la testina la dovete prendere voi. E qua si infila il filo. E questo qui mi sembra bellissimo. Per quando si fa sentire il lavoro è perfetta. Questa è stupenda. Ah, questa. Queste qui sono quelle lucine che si attaccano tipo nella cucina dove è buio o anche in camera, dove volete voi. Io in realtà ne avevo prese tre, ma me ne è arrivata solamente una. E sono, io le ho prese per la cucina. Hanno tipo qua dietro, togli il cosino, questa pezzettina di plastica, e lo incolli. Perché la parte della mia cucina, quella cosa verso il basso, è un po' buia. Però è arrivata una, la prossima volta ne prendo altre. Vediamo dopo che luce fanno. Poi ho preso questo qua, che in realtà io l'avevo preso blu, però mi è arrivato rosa. E in pratica è un uno spazzolino per i bambini. Ultimamente sto lottando un sacco per lavare i dentini amati. E boh, ho visto boh, proviamo questo qua e poi adesso vediamo se riesco ad aprirlo un attimo. Ok, è fatto così. Qua in questa parte è molto morbida. E qui... Matti, shh, per favore. Qua in questa parte qui te ci metti tipo la come si chiama? Il dentifricio. E poi glielo metti e lo giri. Adesso è un po' sporco, però e gira da tutte le parti. E questo qui lo abbiamo, vediamo se Matteo lo utilizza, vi farò sapere su Instagram se è un buon acquisto. Proveremo, però avrei voluto che mi rimasto quello blu, vabbè, è uguale. Poi ho preso questo qua, che sarebbe tipo uno specchio che si attacca al muro, che non è ovviamente di vetro, è di plastica, però in teoria dovrebbe funzionare. Adesso lo attacco e vi faccio vedere. Ancora devo scegliere dove metterlo, però non so se metterlo in questa parte del muro del corridoio. No, però tra poco vi faccio vedere quando è già pronto. Ok ragazze, questo sarebbe lo specchio e decisamente no, cioè non mi aspettavo nulla di che, da uno specchio così di Shane e tutto plasticoso, però non mi aspettavo neanche che fosse così brutto, e vi giuro che dalla realtà è ancora più brutto che qui nel telefono. Oddio, vabbè. Niente, questa è. E ho preso questa qua, che è un diffusore, e io li usavo un sacco quando ero incinta di Mati perché avevo un sacco di nausea, e mia mamma me li metteva in camera così non sentivo la puzza e sentivo l'odore del diffusore. Questo qui mi ha attratto un sacco perché sembra che esce proprio il fuoco, e secondo me è veramente wow. Aspettate che lo apro. L'unica cosa è che devo comprare i diffusori. Ho visto che ci sono un sacco in farmacia, però la migliore amica di mia mamma li vende, quindi mi farò ordinare un po' di cose da lei. Guarda. Ok. E penso che, perché tipo con gli oli essenziali, queste cose così,
fanno addormentare un po' i bambini, fanno rilassare, queste cose così. E nel bambino che te ci metti l'acqua qui, poi ci metti le goccine. Attento amore. E poi qua ci sono i bottoni, se lo vuoi acceso e basta che esca e solamente il vapore si può, se no lo fai che esca anche il fuoco, c'è il bottoncino. E stupendo, l'unica cosa è che ancora non ho i diffusori, quindi appena li ho ve lo farò vedere. Perfetto. E allora, come ultime cose, li ho già messi nel letto, ho preso delle lenzuola molto carine a forma di cuore, ve le faccio vedere. Poi ho preso un piumone con scritto tipo, come che era? She's mine, her mine, cose del genere. Sono bellissime, questa volta ho preso un po' di cose per il letto, ma tipo amorose, molto love. E quindi lui è mio, lei è mia, e c'era anche col piumone che venivano anche le cose del cuscino. E poi ho preso a parte altre federe, molto anche quelle lì con scritte carine di amore, queste cose così mi sono piaciute un sacco. Mi stavo anche scordando che ho preso due copridivani, ma questa volta li ho presi per mia mamma, che lei ha due divani letti e non aveva il copridivano, ecco, e vi faccio vedere. Uno l'ho preso in colore, si dice bordeaux, tipo rossino vino. E invece l'altro l'ho preso in colore nero e sono perfetti. E basta amori, questo qui era tutto, io sperando che vi siano piaciute le cosine che ho preso, e ovviamente vi ricordo che vi lascio tutto qua sotto in descrizione, abbiamo un codice sconto che anche quello lì lo trovate qui sotto. Vi consiglio veramente un sacco di andare a dare un'occhiata alle cose di casa, e ci sono un sacco di cose bellissime che non costano niente veramente e sono veramente utili. E basta, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, per qualsiasi domanda lo sapete già nei commenti del mio Instagram che ve lo lascio qui e anche giù nell'info box.